Final Fantasy VII Rebirth, il nuovo capitolo del noto videogame, ma anche Street Fighter VI della Capcom e Tekken 8 di Bandai Namco sono tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno del Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere dei videogiochi al mondo, 12 padiglioni in cui sono anticipate le novità che usciranno nel corso dell'anno. Tra i 787 espositori da oltre 40 paesi del mondo, numeri in crescita rispetto all'anno scorso, che hanno presentato le loro novità ai centinaia di migliaia di visitatori che sono giunti qua, ma anche ai giocatori di professione, ai content creator e agli streamers, presenti anche alcuni studi italiani. Siamo qua al Tokyo Game Show per rappresentare il nostro prodotto, quindi Notre Dame Song, ispirato alla cultura e al folklore italiano, in Giappone. Perché in Giappone? Perché il Giappone è una delle più grandi piazze di mercato per questo genere di gioco, ma non solo, in generale dei videogiochi. E Notria, questo videogioco made in Italy, ha riscosso il favore del pubblico giapponese, tanto che Sega lo pubblicherà in Asia e sarà rilasciato nella primavera del 2024 su PC, Xbox e PlayStation. Con Notria potrete vivere l'italianità, l'Italia, dal divano di casa senza prendere un aereo. Allora, Retro Gadget è un gioco che ti permette di costruire i tuoi gadget originali, praticamente li puoi personalizzare in tutti i modi oppure condividere con altri giocatori. River Tales è un platform 3D co-op, quindi è pensato per due persone. Una delle feature speciali che abbiamo pensato per questo gioco si chiama Ask for Help. Praticamente quando uno dei personaggi è in difficoltà, l'altro personaggio dovrà salvarlo. Quindi c'è sempre questo costante aiuta me, io aiuto te. Questo appuntamento annuale a Tokyo riunisce gli amanti del genere da tutto il mondo. Tra i giochi, cos'è che ti è piaciuto di più? Dragon's Dogma 2. Quello sicuro. Dragon's Dogma 2. E che vengono qui a sfidarsi nelle competizioni dei videogiochi più famosi. Ed è anche un'occasione per i fan di travestirsi nei propri beniamini. E i brand di tecnologia presentano i nuovi prodotti per il mercato dei gamer, tra cui MSI ha mostrato le nuove schede video gaming slim, più leggere e sottili, e Asus ha svelato gli ultimissimi prodotti della serie Rogue Evangelion, incentrati sui personaggi della famosa serie anime. Damiano Crognali, SkateG24, Tokyo.